Animi che sembrano più sereni in vista del derby, grazie ad una sinergia tra le due società che hanno organizzato un evento prepartita molto carino. La campagna ideata da Juve Stabia e Nocerina si chiama Oltre il Derby e ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere in maniera sana e sportiva le due tifoserie. Ieri sera primo appuntamento è stato quello di un derby giocato sul mitico panno verde del Subbuteo con ragazzi di Castellammare e Nocera che si sono affrontati con le statuine che raffiguravano in modo minuzioso i calciatori gialloblu e quelli rossoneri. Ai giovani sono stati regalati gadget e maglie ufficiali. Peccato che di questa storia non si sia saputo nulla praticamente nelle ore precedenti all'evento stesso. Sabato invece, prima dell'ingresso in campo delle squadre, 22 bambini accompagneranno i calciatori indossando i completini di Juve Stabia e Nocerina. Solitamente si scelgono due ragazzini per l'ingresso in campo, stavolta ve ne saranno 20 in più. Iniziative simpatiche che speriamo possano servire ad abbassare i toni alzatisi troppo, grazie anche a dichiarazioni fuori luogo da parte di alcuni tesserati, in particolare dello Stabia. Sta di fatto che sotto l'aspetto organizzativo tutto dovrebbe filare liscio. I tifosi della Nocerina, che hanno preso d'assalto il punto vendita Futuranza di Nocera Inferiore, rivendita ufficiale dei 762 biglietti messi a disposizione dei sostenitori ospiti dalla Juve Stabia, si ritroveranno alle 13 di sabato nel piazzale dello Stadio San Francesco, alle 13.30 partenza per Castellammare di Stabia. Forse un po' tardi a dire il vero, con la probabilità che i supporters molossi entrino allo Stadio Menti a partita già cominciata. Il sindaco di Castellammare di Stabia ha poi disposto la chiusura dei negozi dalle 13 alle 17.30 in via del tutto cautelativa. La speranza è che nessun soggetto si presenti a Castellammare senza biglietto, perché creerebbe soltanto problemi alla macchina organizzativa. E chiudiamo con l'aspetto tecnico-tattico. L'allenatore della Nocerina Uteri sembra voler confermare il 3-4-3. A dire il vero ci aspettavamo un mediano in più al posto di una punta, ma solo il campo dirà se il lavoro di questi ultimi giorni sia servito ad Uteri per ritrovare gli equilibri giusti atti ad utilizzare lo schema tanto caro. Ultima ora, addio al rossonero del difensore Tommaso Nieddu, ex Como, arrivato nell'ambito dell'affare Filosa al mercato di gennaio, mai visto in campo con la maglia della Nocerina. Nieddu ha rescisso il contratto stamattina.